anche queste tre sta volgendo al termine. La settimana santa del videogioco quest'anno è stata una delle più ricche di sempre, con bombe sparate a ripetizione, tante date e delle conferenze veramente eccezionali. Ho deciso quindi di realizzare una coppia di video in cui vi parlerò di ciò che più mi è piaciuto e ciò che più mi ha fatto storcere il naso in questi giorni, sia come hype per i giochi presentati, sia per il modo in cui sono stati presentati. Sappiamo che lo scopo delle tre è farci sognare, ebbene, stilare la top 10 che state per vedere è stato molto complesso, perché la lista dei papabili top ammontava ad oltre 30 titoli e sceglierne solamente 10 è stato molto molto complicato. Decima posizione per Dying Light 2, annunciato a sorpresa durante la stupenda conferenza Microsoft. Dunque, io il primo Dying Light lo apprezzai discretamente, ci giocai per una decina di ore per poi passare ad altro. Era il classico gioco Techland fatto bene ma che non faceva gridare al miracolo in nessuna componente, specialmente in quella narrativa. Perché dunque ho inserito il suo seguito nella top delle tre? Beh, perché a grandissima sorpresa è sbucato sul palco lui. Questo simpatico faccione è quello di Chris Avellone, uno degli sceneggiatori più prolifici e amati dagli amanti dei GDR. La penna dietro a Baldur's Gate, Fallout 2, Pillars of Eternity, Divinity Original Sin 2 e Fallout New Vegas. Insomma, uno che con le storie ci sa fare e sarà proprio il narrative director di questo seguito. Non si può non aspettarlo. Niente Bloodborne 2. Il misterioso titolo su cui From Software era al lavoro era Sekiro Shadows Die Twice, che non saprò mai pronunciare. E sì, anche se ormai la fama di quello che detesta From Software e i suoi lavori, sotto sotto sono un po' fagot anch'io. Shadows Die Twice sarà un action adventure ambientato nel Giappone feudale o qualcosa che gli assomiglia. E sebbene l'ambientazione sia la cosa più lontana dal mio gusto, il combat system intravisto nel trailer mi ha fatto balzare sulla sedia. Da quanto è stato dichiarato, il gioco sarà un action senza componenti RPG, quindi niente scaling, crescita del personaggio, classi o roba del genere, e dato che il miglior Souls-like di From è a mio parere Bloodborne, cioè il meno GDR e il più action di tutti, se questo Sekiro spingerà ancora in tal senso, credo che a giocarlo godrò e non poco. La scialbissima conferenza di Electronic Arts fra un Madden, un FIFA e uno sviluppatore che non sapeva parlare ci ha tirato fuori la bomba, Unravel 2. Un gioco che aspettavo con ansia, dato che il primo l'ho adorato, seppur non fosse un puzzle platform perfetto. Beh, questo secondo capitolo, giocabile interamente in cooperativa, sembra risolvere il più grande problema del primo, ossia la scarsa varietà degli enigmi. E cosa più importante, è stato rilasciato durante l'annuncio. È già giocabile e costa solo 20 euro. Chapeau. Mentre il sottoteam ritardino di BioWare prendeva a sprangate il nome di Mass Effect, la vera BioWare cosa faceva? Anthem. Ah, questa nuova IP durante la scorsa E3 mi aveva messo addosso un hype incredibile. Era probabilmente il gioco che più mi era piaciuto. Perché quindi è solo in settima posizione? Perché il gameplay che si è visto, ma soprattutto le impressioni di chi lo ha visto giocato più a lungo, sono state contrastanti. Il combat system sembra non essere troppo profondo e da quanto si è capito la struttura dovrebbe essere quella di un simil Destiny, con delle tute volanti e con una storia che si evolverà e amplierà con il tempo, il che in gergo tecnico vuol dire che al lancio ci sarà ben poco. La presentazione è stata poi molto scialba, con dei tizi che parlavano del nulla, un gameplay di 40 secondi messo in loop e un framerate che sembrava più sui 20 che sui 30 fotogrammi al secondo. Nonostante ciò non ci posso far nulla, l'ambientazione artisticamente è incredibile e graficamente è sbalorditivo. E poi, insomma, è tutta la vita che aspetto un gioco dove poter svolazzare e combattere come Iron Man. L'uscita è prevista per il 22 febbraio, ma ho la vaga impressione che verrà rinviato. Come da molti pronosticato, Fallout 76 sarà il primo capitolo della serie multigiocatore. Lo sapete, sono un fan sfegatato della saga. Sugli ultimi tre Fallout credo di aver qualcosa come 500 ore di gioco totali, insomma, quell'ambientazione post-apocalittica e quello stile retro li adoro. Era ovvio quindi che un altro Fallout, anche se non canonico, mi avrebbe fatto drizzare le orecchie e la presentazione di Todd Howard durante la conferenza Bethesda, beh, è stata semplicemente perfetta. La paura che sia solamente
una versione falloutesca di un survival becero alla Rust c'è, è innegabile, ma da quanto è stato detto sarà un titolo giocabile anche da soli e soprattutto con delle missioni e una storia classica alla Fallout, e finora Bethesda non mi ha mai deluso. L'uscita è fissata per metà novembre. Speriamo bene. All my memories. Premetto che non sono un fan dei supereroi, tantomeno di Spider-Man, che gli action rapidi su console a 30 fotogrammi al secondo sono un pugno in un occhio e che il free flow combat mi ha stufato dopo il primo Batman. Eppure questo Spider-Man mi è piaciuto tantissimo. Insomniac, gente, c'è poco da fare, questi ragazzi gli action casseroni li sanno fare benissimo, e il gameplay trailer di Spider-Man, anche se scriptatissimo, mi ha esaltato come pochi altri giochi durante queste tre. Graficamente mi è sembrato veramente tanta roba, e solo l'idea di poter zompare per una New York open world attaccata a delle ragnatele in quel modo mi gasa a bestia. Questo Spider-Man mi dà proprio l'idea di essere uno di quei giochi che dal momento che avrò concluderò nel giro di una settimana con sessioni infinite per buona pace della mia vita sociale. Un tunnel di azione al cardiopalma targato Insomniac. Chiedo solo questo e spero di essere accontentato. Parlando di azione adrenalinica, ma cos'è Rage 2? Il primo capitolo mi era piaciuto tantissimo, ma il secondo trailer di questo Rage 2, mi aveva fatto storcere un po' il naso. Mi sembrava più un Just Cause con i funghetti che il seguito del primo Rage, e la notizia che ci stesse lavorando, insieme a DD, anche Avalanche Software, non mi aveva fatto impazzire. Ebbene, dopo aver visto la presentazione durante la conferenza Bethesda, ritiro tutto e riporto l'asticella dell'hype a 1000. Altro che Just Cause con i funghetti, questo è il primo Rage ibridato con Ballestorm, il tutto con i funghetti. La mano di DD Software la si vede e come, e Avalanche ci ha messo la pazzia. Seriamente non vedevo un FPS così adrenalinico dai tempi di Bulletstorm. Forse avrà ben poco da spartire col primo Rage, ma se veramente sarà uno shooter di questo tipo, giù il cappello e solo applauso. L'altro FPS non poteva non essere che Metro Exodus. Sarà il mio fetish per le ambientazioni post-apocalittiche, ma Metro 2033 l'ho adorato e Last Light mi è piaciuto molto, seppur non fossero giochi perfetti. La presentazione dello scorso anno del nuovo lavoro dei 4A Games mi lasciò a bocca aperta per l'impatto grafico, per l'atmosfera e per la sensazione che potesse trattarsi di un open world. Beh, un open world non lo sarà, è stato detto, ma il trailer di quest'anno ha dimostrato che le zone all'aperto, ben rare nei capitoli precedenti, saranno molto più presenti. Graficamente sembra qualcosa di incredibile, l'atmosfera è quella dei Metro, insomma, l'attesa per febbraio 2019 è altissima. Bellissimo. Sony ha aperto la sua conferenza con la bomba delle bombe, il primo gameplay trailer di The Last of Us Parte 2. Lo sapete, è quasi inutile dirlo, considero The Last of Us uno dei migliori giochi di sempre, il punto più alto della settima generazione assieme a Bioshock, e una storia perfettamente conclusa che sarebbe potuta stare benissimo senza un seguito. Questa parte 2 quindi è molto rischiosa perché basterebbe pochissimo per deludere i fan, me compreso, ma finora Naughty Dog non ha sbagliato nulla. Il trailerone che si è visto è stato semplicemente perfetto. Ci ha mostrato una Ellie ormai adulta stare assieme ad un'altra ragazza in quello che secondo me è un flashback, e ci ha poi catapultato nella brutalità del mondo di The Last of Us, mostrando una sezione di gameplay che mi ha lasciato senza fiato. Non so quanto di ciò che si è visto fosse scriptato, ma l'unico vero punto non eccesso di The Last of Us, ossia gameplay, sembra aver avuto non una, ma 10 tirate a lucido. L'azione ha raggiunto un livello di fluidità, realismo e brutalità che credo non siano mai stati toccati da questo media. L'aggiunta della schivata, l'interazione di Ellie col mondo, ci sarebbe da parlare mezz'ora su questo trailer, e non è questa la sede adatta. Fatto sta che questi pochi minuti di giocato hanno spinto ancor più in alto un'asticella dell'hype che già toccava Plutone, anche se di date di uscita nemmeno l'ombra.
5 anni, 5 lunghissimi anni erano passati dall'annuncio e dal primo trailer di Cyberpunk 2077, la nuova IP di CD Projekt. 5 anni di silenzio, di non diremo nulla, 5 anni di speculazioni e attesa. Secondo alcuni rumor si sarebbe visto qualcosa alla conferenza Microsoft, ma niente. E poi, durante il saluto di Phil Spencer, il colpo di genio. Together. Thanks and have a great evening. Sì, cazzo, lo sapevo. Sì. È lui. Hashtag è lui. È lui. Sì, CD Projekt sta scrivendo. La mia reaction all'annuncio l'avete vista in molti, immagino sia stata un'esaltazione diffusa. Dai creatori di The Witcher 3, del miglior gioco di questa generazione, ci si può aspettare solo un capolavoro, e il trailer di Cyberpunk 2077 è qualcosa di incredibile. Quello che abbiamo visto è motore di gioco, ed è bellissimo, la città mostrata è pazzesca, e alcune scene hanno già aperto domande interessanti e molte speculazioni. Al trailer è seguita nelle ore successive un'intervista ai ragazzi di CD Projekt, che hanno annunciato che il gioco sarà in prima persona, alla Deus Ex, ma sarà un GDR con componente shooter e non il contrario, che il personaggio sarà da noi creato e non sarà preimpostato come era Geralt, e non ci saranno classi, ma le abilità del nostro alter ego cresceranno con il loro utilizzo. L'hype è altissimo, ma la data di uscita ancora non si sa, e io pronostico un fine 2020. Fatto sta che questo team di sviluppo polacco non ne ha mai sbagliata una, e con ogni gioco è riuscito ad alzare l'asticella qualitativa fino a raggiungere le vette di The Witcher 3. So che non mi deluderanno.